Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, oggi faccio un piccolo video diverso dal solito dove vediamo la startup Okentech alla finale del Digiton 2023. Allora, per chi è nel settore delle startup o chi ha fondato una startup conosce quanto sia importante farsi conoscere e presentare il suo progetto a livello nazionale ed internazionale, sia per presentare i suoi prodotti e servizi ad un potenziale cliente e sia ad un eventuale investitore per supportare il progetto stesso. Seppur a livello internazionale ci sono diversi eventi in cui presentare la propria startup, in Italia questo tipo di manifestazioni sono limitate e spesso proprio il pagamento di ingenti somme di denaro solo per potervi accedere. Cosa che non ha molto senso visto che le startup di solito partono con risicate risorse finanziarie. Però ci sono anche realtà importanti e ben note nel panorama italiano che puntano proprio a dare un'opportunità a queste giovani startup, come ad esempio l'importante manifestazione Digiton, che permette a qualsiasi startup di partecipare alla più grande maratona digitale italiana. Ma cos'è il Digiton? Allora, il Digiton, questo è il sito web, rappresenta una competizione startup che offre l'opportunità di presentare direttamente il proprio progetto imprenditoriale digitale senza intermediari, quindi sia investitori privati che istituzionali, sia italiani che provenienti dall'ambito internazionale, perché comunque essendo una manifestazione importante, riesce a coinvolgere anche soggetti internazionali. E la missione del Digiton è semplicemente quella di fungere da piattaforma di lancio per progetti innovativi che sfruttano le principali sfide della rivoluzione digitale, avvicinando il mondo finanziario a quello delle start-up. E questa iniziativa offre una possibilità concreta di trasformare le idee imprenditoriali più originali nel campo dell'economia digitale e realtà tangibili, perché non dimentichiamo che al Digiton possono partecipare anche startup, quindi progetti non costituiti, ma con l'obbligo ovviamente di costituirsi se vincono il primo premio o altri premi. E inoltre si ha la chance di competere per il premio Digiton, in questo caso Digiton 2023, che include un premio in denaro di 10.000 euro per il primo classificato, insieme ad altri importanti riconoscimenti offerti dai partner, dove questi contributi compongono un montepremi complessivo di 50.000 euro. Quindi c'è il primo premio da 10.000 euro e poi l'anno scorso ci sono stati altri 10 premi e quindi variano a seconda sia dei partner che ci sono e sia dei progetti. E Digiton non è qualcosa che è nato da poco, ma sono ben 8 anni, infatti questa è l'ottava edizione, quindi se saltiamo il periodo Covid, comunque sono più di 8 anni. E quindi Digiton si svolge tra l'altro in una cittadina pugliese che è Biceglie, che tra l'altro è vicino a dove mi trovo io, e quindi anche il posto è molto interessante. Quindi abbiamo non soltanto un evento internazionale importante, ma lo abbiamo anche nel sud Italia, cosa che difficilmente troviamo questo binomio. E qua veniamo a Okentech, perché Okentech è riuscito ad arrivare in finale alla Digiton 2023. È vero che chiunque può partecipare a questa competizione di startup, e infatti se voi vedete, se andate sul sito della Digiton, trovate che 1976 startup si sono registrate. E quindi da tutte queste che si sono registrate, poi sono state selezionate solo 100 che possono accedere alla finale. E solo tra queste 100
che si confronteranno sul palco del Digiton. Solo il primo vincerà il premio da 10.000 euro. E Hockentech ha sempre cercato di partecipare a questa competizione, infatti mandando la candidatura nei diversi anni precedenti, ma soltanto nel 2023 è passata la fase finale della competizione, perché non è ancora completata la competizione, ci sarà a fine agosto, inizio settembre, e dove comunque la startup di strada ne ha fatto. Però ovviamente bisogna ancora vedere gli altri come si possono andare a classificare, perché comunque già aver superato 1976 startup, quindi rientrare nelle migliori 100, è già qualcosa che è interessante sia dal punto di vista aziendale sia tecnologico. Sotto profilo aziendale, in quanto al vertice di Hockentech c'è una ragazza, Antonella, che è la CEO della startup e che in questa competizione, ma anche a livello di startup in generale, è davvero notevole, in quanto questo settore vede una prevalenza purtroppo di figure maschili. Mentre sotto il profilo tecnologico, Hockentech fornisce soluzioni che sfruttano la blockchain, ma non una blockchain qualsiasi, bensì la prima blockchain carbon neutral al mondo, cioè EOS. Tra l'altro, tecnologia che viene sfruttata da una startup italiana e nel sud Italia, quindi non una startup della Silicon Valley, ma qualcosa di talmente tecnologico che lo abbiamo nel sud Italia. E qua possiamo dire che è un l'evento di fine estate per eccellenza, evento che si espande per 4 giorni dal 31 agosto fino al 3 settembre, giorno della premiazione, in cui tra vari panel, personaggi di spicco italiani e startup si potrà ammirare un pezzo dell'Italia avanzata e che costruisce soluzioni innovative e tecnologiche per il presente e per il futuro. Ed Hockentech sarà sul palco proprio in quei giorni, in quel breve lasso di tempo, parliamo di circa 5 minuti a startup, dove racconterà del proprio progetto e degli incredibili risultati che ha ottenuto negli ultimi anni, come ad esempio il primo videogioco blockchain su PlayStation 5, su Apple Watch, sulle automobili Tesla ed altri ancora. Sarà una battaglia difficile che attende Hockentech, perché tra queste 100 finaliste ci sono senza ombra di dubbio le migliori start-up del bel paese, pronte a confrontarsi nel più grande evento digitale di fine estate. Quindi questa è solo una piccola panoramica dell'evento Digiton che qualcuno può conoscere o che non conosce, che gli può interessare. E nel caso in cui ci sarà anche una vittoria da parte della startup, allora sicuramente ci sarà un video riepilogativo sulla vittoria e riguardo a quei giorni, perché comunque è un evento che copre, come abbiamo detto, diverse realtà italiane, e sicuramente ci saranno diverse interviste anche ai fondatori di queste startup. Per il resto, se avete curiosità, info, potete scriverlo nei commenti, cercherò se e quando potrò rispondervi. Se volete avere info sulla startup Hockentech, vi lascio anche i suoi riferimenti, c'è anche la chat Telegram pubblica che potete scrivere direttamente a loro. E grazie per la visualizzazione, anzi, arrivederci e grazie.